Da dove partiamo? Oggi partiamo dal Circle of Life, cerchio della vita. Questo è l'argomento di questa lezione. Come detto, ce ne saranno altri, quindi ci sarà proprio la lezione sull'includere, parleremo di leadership, parleremo di coaching, parleremo di argomenti che secondo me vi possono aiutare a crescere nel vostro percorso. Che cosa dobbiamo fare adesso? Dovete semplicemente colorare i vari spicchi del cerchio. I punti sono salute, relazioni, sport, svago, lavoro, soldi, crescita personale e spiritualità. Salute è C, salute. Questa arriva dopo un po'. Allora, salute è quanto state bene fisicamente. Relazioni è quanto state bene con le vostre relazioni di coppia, amici, genitori. Sport, quanto fate sport, distinta dalla salute, perché lo sport è l'allenamento, la salute fisica è proprio quando mi sto prendendo cura di me. Svago è il tempo libero, quindi il tempo che ti prendi per fare le cose che ti piacciono. Quindi il lavoro è quanto sto facendo carriera. Soldi è come va la gestione finanziaria. Crescita personale, quanto sto crescendo non a livello fisico, che per esempio può essere lo sport, ma poi a livello personale, quante competenze sto imparando. Spiritualità, il rapporto con l'anima, quindi quanto mi sento anima tutti i giorni, quanto mi sento riconnesso con l'anima. Si immagina, scordate tutte cose, cosa che può capitare. Osservazione, che cazzo insegna il... aspetta, stava la presenza. La era per amore, no, quella era apertura di cuore. Quello che faremo semplicemente è, primo step, colorarlo. Vi dovete dare un voto da 1 a 10, poi se volete lo potete anche colorare in questo modo. Mettiamo il caso che io mi voglio dare 7 sulla salute, prendo più o meno quello che può essere un 7, se 8 è un po' più avanti, se è 6 è un po' più indietro, fate occhio. E poi se volete lo potete anche colorare questo, così viene più carino. E ci scrivete il numero. Questa è una cosa che fate per voi. La base del coaching è che se guardate anche Cambia tua vita 2.0, il modulo coach di te stesso comincia con la metafora dello scolapasta. Cioè, noi siamo nello scolapasta perché perdiamo acqua dai buchi. Nello scolapasta ci butti l'acqua e perde acqua. Noi siamo nello scolapasta perché? Perché non impariamo da noi stessi. Perdiamo energia tutti i giorni e non impariamo da noi stessi. Invece le basi del coaching è non essere uno scolapasta, quindi impara a diventare una bacinella che si riempie di acqua e non uno scolapasta che l'acqua cade via. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è imparare da noi stessi, però tutto ciò che è migliorabile è anche misurabile, tutto ciò che è misurabile è migliorabile. Quindi se non ci diamo un indicatore di dove stiamo secondo noi, quindi secondo te, non secondo me, non sono io il coach che vi valuta, e il coach non valuta, il coach ti aiuta a trasformarti, ma io non vi vado a valutare, ti dà, vediamo, Maya c'ha 10 sulla spiritualità, no, in queste formazioni vorrei che facessimo qualcosa di diverso, vorrei che voi valutiate voi stessi, e io semplicemente sto qua per darvi una mano a farlo. Allora, voi dovreste avere qualcosa del genere. Adesso non l'ho finito, dovreste avere qualcosa del genere. Dobbiamo lavorare in questo modo, cioè noi dobbiamo prendere un'area in cui abbiamo un voto basso, ci siamo dati un voto basso, e da quella partire. C'è qualche area nella vostra vita in cui volete migliorare? Sì, coach. Ok, sono qua per aiutarvi. Come sempre ragazzi, se questo video vi è piaciuto, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, parlatene con tutti. Vi ricordo anche che vi potete iscrivere alla mia newsletter personale cliccando sul link in descrizione e anche al mio canale Telegram in cui vi arrivano le notizie più importanti. E se non vi è piaciuto, ovviamente, fatevi i fatti vostri. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Già?